In questo numero del Salus Tg, gli esperti, nuove prospettive di cura per l'ipoparatiroidismo. Craccato il codice dell'amore, è nel cervello. Ogni giorno 16.000 bambini muoiono per malattie prevenibili. Una malattia rara, per troppo tempo rimasta nell'ombra. Si tratta dell'ipoparatiroidismo, una patologia causata dall'assenza o dalla carenza di paratormone, un particolare ormone prodotto dalle ghiandole paratiroidi deputato alla regolazione dell'attività delle cellule che assorbono il calcio. Per dare visibilità a questa patologia, Lappi e Firmo Ollus hanno organizzato alla Biblioteca del Senato di Roma un evento con il supporto incondizionato di Shire in occasione della prima giornata mondiale dell'ipoparatiroidismo. La novità più straordinaria per i pazienti è sicuramente l'arrivo di una terapia che è l'ormone che sostituisce la mancata funzione o la difettosa funzione dell'ormone paratiroideo. Quindi tanto da produrre un'ipocalcemia in questi pazienti che è molto sintomatica. Altro che cuore, la fonte dell'amore è nel cervello. I neuroscienziati dell'Emory University hanno scoperto un collegamento chiave tra alcune aree del sistema di ricompensa del cervello, che promuove i legami a coppia. La ricerca condotta su femmine adulte di un piccolo roditore, l'arvicola della prateria, è pubblicata su Nature e i risultati potrebbero aiutare a migliorare le abilità sociali in pazienti in cui queste sono compromesse, come chi soffre di autismo. Ogni giorno nel mondo oltre 16.000 bambini muoiono prima di aver compiuto i 5 anni, nella maggior parte dei casi per malattie facilmente curabili e prevenibili, tra cui polmonite, 15%, diarrea, 9%, e malaria, 5%, mentre la prima causa di morte, 18%, sono i parti prematuri. Sono i numeri impietosi del primo indice globale sull'infanzia negata nel mondo, contenuto nel rapporto Infanzia rubata di Save the Children.